Partiamo con Malone contro Abate. E si vedono i Defender. Oh yeah! Questa è la mia lista, una delle mie liste che ho regalato a Paolo. Perché è bellissima. E io mi divertivo un sacco. Poi le ha perse, però... Non questa, non si sa questa cosa è successo. Spoiler! Però molto bella. Salutiamo Buck. Duccio, piacciono queste liste. Duccio, questa è una lista veramente un sacco bella. A me diverte un sacco giocarla, tantissimo. Poi con discipline di in più, tanto per... Molto champagne. Discipline ti fa guadagnare... Quando muore una nave... Con discipline... Quando muore basta. Adesso ti mostro la carta, abbiamo i poteri, usiamoli. Tipo ti mostro contessa, perché è sempre sexy mostrare la contessa. Quando una nemica 03 è distrutta, questa nave che è disciplined, aspetta, è limitata o è disciplinata, ti dà la possibilità di fare target o barrel. Che porno. Bella, super. È bella, bella, secondo me è molto sexy. E più che altro una lista così che se ti muore un pezzo è pianto, però tanto dici boh, mi do un bonus. Pianto a metà, esatto. Anche perché Rimmer mediamente io quando lo giocavo moriva tipo sempre. Però dare un barrel o un target lock ai due defender fa prova. Ma sì, ma Rimmer deve solo arrivare, tirare quattro bombe, sparare i protoni e poi far guadagnare un focus o un bar. Eh sì, e tu l'hai fatto, dopo che hai sparato un bel proton in faccia, hai messo una thermal, poi regali anche azioni e basta, cioè, Rimmer eroe dei nostri tempi, cioè. Quasi ti incazzi se non muore. E muori merda. Doveva servire, mancava il target. Tanto Duccio ci comunica che vi dico solo che a settembre mi gioco una wing di 6 defender nella mega partita di campagna, 400 punti. Cioè tu hai indetto una campagna apposta per giocare 6 defender, di la verità, perché è andata così. Ci scommetto tutto, Duccio. Per quanto ti conosco poco, ma ti conosco, l'hai organizzato tu apposta per poterli giocare. Ti sei trovato in valigia e hai detto ma che ci faccio? Mo li gioco. Signora mia, un tempo tutta campagna. E invece il buon Francesco Abate dall'altro lato del campo, vediamo un po', ha 4 pirati lisci, comunque sia fanno numero, riempono il campo e danno fastidio. Possono far bumpare, possono accorciare, comunque accorciando danno veramente fastidio. C'è Drea con la torretta e anche lui le thermal detonator che vanno super di moda. Vado a memoria, Drea, Fabio. L'ho messo. Erro se spara una nave che è nel suo arco di fuoco, corretto? Se una nave non limitata, perché questo non ha nessun pilota unico, tutti i piloti liberi. Okay. Apposta io per poter utilizzare Drea. E io l'ho messa sulla schermata, se lo vedi su. E poi c'è ma è troppo piccolo, non riesco a leggere, ma vabbè, li conosco bene gli scam. E poi c'è il base dello Shadowcaster, anche lui con Zemwes l'immancabilissimo. E lo Shadowcaster e il Tactical Scramble, che se non mi ricordo male, cos'è che fa aggiunge un dado se ostruito da... crea ostruzione, è come se fosse un asteroide in mezzo se ti sparano, esatto, e fa aumentare, tiri un dado di difesa in più se ostruito. Ok, no, se ostruito, se ti sparano una nave dietro di te, questo aggiunge un dado perché lui viene calcolato come ostruzione, cioè lui viene calcolato come male, sì. Intendevo quello. Cioè, lui fa guadagnare, crea ostruzione, via. Bene. Merico, fatto bene a darmi al commento, ricordo anche qualcosa a memoria. Bravo. Dall'altra parte però abbiamo Rimmer, sexissimo Rimmer che io adoro, appena uscito nella 2 l'ho giocato tantissimo, che diminuisce o aumenta di 1 le gittate dei missili delle bombe, dei missili dei protonici. Ricordiamo che Advanced Protorpedo spara 1, quindi grazie a Rimmer spara sia 2 sia 0
sexy, sexy, okay. Sexy come cosa. Thermal detonator, e ricordiamo che il bomber comunque lancia i thermal a 1-2 ovviamente perché lo fa di base, ma 1-2 anche morbida perché ha l'abilità del bombardiere. Quindi è un rimmer sexy, a mio avviso. 46 punti ben spesi. Non si vede che l'ho fatto io sta lista. Con Tessa Riad che quando mostra una manovra dritta può aumentare la difficoltà per trasformare quella manovra in coio, perdon, sto vomitandomi addosso, un disciplinato, e d'altra parte un Onyx Squadron che è un defender pulito, ma che immagine figa, ma la metto in scremata perché è veramente figa come immagine e basta. Intanto Duccio dice abbiamo un tipo 6 contro 6, vedrete le foto, sarà il top, in contemporanea una con 4 versus 4 di Legion, c'è il tronato di livello totale, proton in bocca è sempre bello, sì, proton in bocca e così si conquista l'universo. Tanto io non ho segnato il timer perché sono un coglione, perfetto. Non dire quelle parole che ci bannano. Ma me lo dico su me stesso, in teoria dovrei poterlo dire, perché insulto me stesso. Non credo di potermi denunciare da solo. Potrei anche farlo, però non è questo il momento. per Diana. E intanto Shadow Caster la prende parecchio larga. Sì. Che non saprà come approcciarci. Comunque rimane veramente una nave bella bella bella. 46 punti sono veramente pochi per come è settato così. Lo adoro. Difende con 1 2 con 2 oddio 2 il bombardiere grosso che difende con 2 6 scafi, difende 2, attacca 2, e il Punisher che difende 1, sì. E oltretutto il dial lo mostro tanto per indicativamente, vedete questo è il dial di Measure e questo è il Defender, quindi non variano ma non così tanto, adesso puoi giocarli anche abbastanza vicini perché alla fine giochi tantissimo sulle tre con i Defender e il bombardiere alle tre simili, quindi sta anche accanto bene. No, assolutamente. Adesso qua avrà un po' il problema della gestione della forte inferiorità numerica, ma diciamo che ha possibilità, soprattutto con tutte le bombe. Tutto Paolo si presenterà al torneo, però non potrà giocare perché il giorno dopo non ci sarà, quindi ci farà da supporto, sentirete anche la voce di Paolo probabilmente, lo useremo a commentare ogni tanto. Anche perché 10 ore di commento sono un po' importanti. 10 ore? Eh sì, 10 ore ci faremo. Sei contento, Fede? Io, guarda, ho già comprato una cassettina di Red Bull. pensavo di droghe di vario tipo. Ho già contato Abdul. Guarda, posso dirti, io non la bevo mai la Red Bull. Ho fatto un lungo viaggio in macchina e un po' scettico ho detto, vabbè, non bevo tutti la Red Bull, ne prendo una anch'io. Ragazzi, cioè, comunque è illegale. Ti cambia la vita. Porca miseria. Una sveglia che... Bellissimo. Quindi bellissimo. Ho scoperto che adesso c'è anche la varietà, senza far pubblicità. Ci sono diversi tipi di varietà. Di gusti, posso, sì. Possono far nominare i nomi delle bevande o anche quello nella policy? No, io le nomino con la speranza che ci paghino. Vediamo se Red Bull ci paga. Allora, c'è anche quella verde, c'è anche quella rossa. Tra l'altro Red Bull dà soldi a cani e porci, voglio dire, quindi... Ah sì, tutti sportivi. Ma dovremmo commentare sul picco di una montagna a meno 50 gradi. Mentre scendiamo giù facendo downhill. Esatto. Mentre facciamo downhill commentiamo le partite. Estremo, se no non ci calcolo. Va bene, non è un problema. Io downhill lo facevo, quindi non ho problemi. Vomiterò mentre commento, ma va bene. E Duce dice comunque giocare disciplinato in una lista con i Defender, boh, sono talmente forti che non posso usarla bene. E beh, cioè, però il momento in cui ti esplode, costa un punto disciplinato, punto primo, quindi un punto
lo regali, è un po' come, come Crackshot un tempo, concettualmente, lo mettevi a prescindere, anche se poi era forte. E se ti muore un pezzo che ti girano i coglioni perché smadonni, il barrel o il target lock potrebbe esserti sempre utile. Calcolando che sono navi che fanno dritta o comunque una 3, evade e poi occhio, quindi non prendi quasi mai il target lock, prendi più l'occhio per stare vivo. Quindi potenzialmente c'è cioè il momento in cui smadonni ha quasi un senso. No, quello che dici è... cioè, condivido. Avevamo commentato una partita durante l'XTC dove veniva montata su uno sciame. Sì. Lì ha più senso, nel senso che è scontato che muoia una di quelle navi, sono navi a basso costo, quindi veramente la prendi come un'opportunità. Certo, qui se adesso noi ci abbiamo scherzato sopra, però triggerasse disciplinato sull'esplosione di Rimmler dopo che ha fatto i grandanni, veramente la prendi bene. Triggerasse su Defender, prendi un po' meno bene. per mia inclinazione non mi piacciono tanto le miglierie che ti danno dei bonus dall'aver subito dei danni o dalla morte di una nave, però ci sono circostanze in cui in realtà si combinano molto bene. Sì, no, più che altro in questo caso è visto che costa un punto ma avanzavano i punti, era libero PS4, non te ne frega un cazzo della bid, dici boh, taci che ce lo metto su, almeno se sfigo mi dà una mano. Ma certo. Cioè non è un Dead Man Switch, che è una cosa che ti cambia veramente il gioco oggettivamente. Stimola la nave, fa danno, però devi anche giocare abbastanza separato. Cioè è un trigger che ti viene fuori in un momento, dici boh, vabbè, taci che comunque costa il giorno d'oggi, lo utilizziamo. Ci sta. Intanto abbiamo uno Z che è andato sulla nube, non gli è fregato una sega, perché ha tirato bene col dado. E... No, ha fatto colpito, ha preso... Ah, no, ha preso le strain, scusa, era lì dietro nascosto. Tu sto verniciando i tokenoni giganti per lo streaming live di sabato e domenica. Ringrazio... Angelo Mais è ancora connesso per averci stampato i token. Grazie Angelo. Tanto la contesina non gliene frega niente, va in bocca a tutto. Frega cazzi. Anche l'Onyx è abbastanza... Ma li vedo benissimo, sinceramente. No, anche perché rirollano tutti. va bene che il focus l'ha preso il blu e il rosso. Blu e rosso. E che tirano due dadi, quindi potrebbe reggere a dirla tutta. Questo cos'è? Così. Pur parlè. Ah, no, così. Due dadi di Drea. Che vade, quindi. Sì. Poi va la contessina su Drea. Tre daduzzi. Hit crit. Why not? E sbianca Drea. Via gli scudi. Nuda. Due colpiti dell'Onyx e spende occhio lo Shadowcaster. Carica una carta su un'energia su Zem e prende il target Shadowcaster. Hai visto Vision, Star Wars Vision su Disney Plus, che uscirà? Sì, ho visto che sto pubblicità. Una tamarrata pazzesca. In chiave giappo. Stanno facendo gran cose. Just one colpito
e Just Two evaso. tanto ci seduccio, Marksmanship stesso costo, lo uso moltissimo, lo usi molto di più e con tutte le navi, molto meglio secondo me. È una scelta. Un colpito del rosso che non massimizza, evade. Evader. Quello non arriva il giallo, va il verde. Due dadi, non ha il focus, può rirollare uno, fa un hit. 4! Che smacco! Mi ride in faccia. E ora può arrivare la beffa, a range 2. Niente. Scarico come pochi. Aia, aia, mai... aia, e vedo. E vedo, vedo. Non ha mai massimizzato, devo dire la verità, ha sempre fatto più di due evade, tranne in quest'ultima occasione. Ma i defender sono proprio forti, sono belli, muoiono bene, hanno un'abilità pazzesca. Sono navi davvero sexy. Ho venduto l'impero, ma ho ricomprato un defender. Sì. Sì. Devo averlo per forza in casa. Ho ricomprato un Defender e un Phantom, devo essere sincero. Sono due navi che c'erano nel cuore. Sono proprio belle, sì, entrambe. Tutto ricomprato il Defender rosso, proprio di quello di... della Contessa. Quindi, gioco le rotelle. Questa è una fase cruciale, perché comunque sia Abate dovrà fare delle scelte. Sì. Perché la contessina per forza di cose muoverà lungo e potrà tranquillamente fare un accoglio a piacimento. Quindi dovrà decidere se puntarlo con gli zetini, col rischio che però invece la contessina magari vada a puntare lo zettino giallo, la tagliando tutti fuori, e lì è una, è solo un gioco di letture. Sì. Shadowcaster, vabbè, abbastanza scontato, farà una tre ben casinistra, credo. Se ci stanno, deve fare una dritta. Deve fare una dritta. E la torretta dove c'è la girata che non si vede? Lo Shadow? Non lo vedo, non lo so. Puoi mettere quando il maggiore bampa dritto e metti in bocca il torpedo che gira due colpiti e due crit con Mark. Sti cazzi. Ma magari. Andrea ci sgancia una mina, una thermal. Legge, probabilmente allora ha letto la 4 coglio. Io voglio. O coglio. E con gli zettini invece va dritto. Prova magari a chiudere la strada. Un altro strain per il verde. Ci sta. Quindi arriva l'occhietto per lui e gli zettini sono stati mossi. Lo Shadow invece si cappotta, attenzione. Non gliene frega niente. Ti dirò. Non ho fatto una bella coglio lì. Beh, prendi la bomba, però. Sono curioso cosa ha fatto. Barrel per il defender per evitarsi il fuoco dell'avversario.
Che bello rima. Attenzione, qua ci parte un bel target. E Advance Proto. Quello che costa il giorno d'oggi. Vediamo la contessina. Mamma mia, che porno, ragazzi, che porno. C'è stato. Si parcheggia al centro che neanche in Fast and Furious. Deve gustare qui uno. Eh sì. Mamma mia, ragazzi. Cosa ha fatto? Peccato per quel detrito che non gli può far fare il l'accoio, perché è proprio una roba pazzesca. Dunque, parte Brea. Questa volta ha sempre uno. Perché non ha fatto occhietto? Che cazzo era fatto? Ha mosso torretta? Sì, ha mosso torretta. Pensavo andasse in basso. Dove? In basso. Pensavo scappasse giù. Invece ha parcheggiato perfettamente in mezzo. Che manco i Blues Brothers quando parcheggiano l'auto. Ah, infatti pensavo mancasse un dado. 5 dadi. Vediamo cosa ci regala il nostro Rimmer. Parte. Ricordiamo che gira un colpito in critico. Metterli. 3. Due normali e un occhio, sì. Sì, target. Rirolla tutto perché non ha l'occhietto. Cioè rirolla quei tre, nel senso. Tre dentro. Due hit e un crit. Hit. Uno evaso. Hit crit agli scudi, ma... No. Sì. Ricarica l'energia di nuovo per Zem, quindi Zem adesso è carico del tutto. Prende il target lock sul bombardiere. Quindi va lo zettino giallo sulla contessina. Penso adesso su Rimmer, perché almeno la reroll. Sì, va su Rimmer. Uno dentro, e poi Rimmer va giù. Rimmer gli spari e va giù. Gli fai 5 attacchi. Reroll. Minchia, che sfiga. Due hit crit. Oh, un tiro decente. Un crit, perché non ha gli scudi. Paolo ci dice che ci passava preciso. Paolo, se ti ricordi che critico è, così. È passato un po' di tempo, però non sa mai, io ci provo sempre. Crit, e prende un altro crit. Smezzato, 23 punti per Abba. Doppio stress, questo è brutto. Quindi si parte, direi, col prossimo turno. E scia. Comunque la forza del numero... Fa. Sto un po' troppo aggressivo, Paolo, secondo me. Potevo aspettare un po' di più. Doveva provare a farlo manovrare un po', poi magari adesso la rimette in piedi, però... per fargli un po' magari perdere la formazione in mezzo agli asteroidi, ai detriti, e così diciamo che
Bella la manovra della contessina, ma ora non può fare l'accoglio. A meno che non ha delle Segnor, vero? Con chi ce l'hai? Con il... col coso, con... Col Defender? No, no, no. Le ha del... Ho cioè, solo aspetta, delle... Ho solo le coglio. E purtroppo Rimmer con il doppio stress è brutta. E poi dovrà fare la partita con 46 punti, 44, non basterò neanche 2Z. No, devi rompere Drea. Devi rompere Drea. O lo Shadowcaster. Ma alla fine mi piace rompere Drea concettualmente. Sì, anche perché comunque ha già perso gli scudi e poi è più a portata. Paradossalmente senza la contessina gli conveniva sai fare un accoglio e prendersi la thermal. Se faceva l'accoglio non ci stava, secondo me. Andava a bumpare su Drea. No, una bella 5. Non so, sai. Ci prova anche le bombe, intanto il maggiore Rim. Tanto dicevo, perché... sto per morire, cazzo, me ne frega. Sgancia tutto. Bravo Paolo, così mi piaci. È il mood giusto. E due. Beh, comunque più o meno in quella zona dovranno andare. E minchia, sì. Lui cos'ha di blu? Delle dritte ora di blu. La... il bombardiere te li metto, guarda, te li metto in in vista. Ha la 1 2 3 dritte e le due morbide. Vabbè, ci sono anche le due, ci sono anche le due. Sì, gli zeti vanno dritti come una spada, non gliene frega niente. Spada di fuoco. Però se avessi fatto una 3 dritta, il signor Rimmer bumperebbe da prendermi nel culo. Shadowcaster va più che altro a chiudere lo spazio. Eh sì. Chiude il pertugio. Tre dritta. Sbattacchia. Togli uno dei due stress. Contessa un po' pavida. Troppo lungo. Avesse troppo. Fatto una 1 secca era in fuoco. Ecco, una secca, sì. È comunque una lista fastidiosa questa di Abate, devo dire. Sì. Adesso ci stava il Proton, dice Duccio. Sì. Di nuovo. Dai, 2Z li prende. Conte solo a fare il coio, concordo pienamente. Verde e blu perdono scudo.
Doppio crit così. Oh, il ruggito del leone ferito. Le prende tutte e due? Sì, sì. Non usa la forza. Come cicciolina. Non lascia niente come cicciolina. E poi giù a farsi cucire. Per pochi intenditori. E tocca lì Zeta. E beh, adesso il Rimmer evaporerà da statistica. Sì. Esempio qua, se lo rompe può dare Barrel all'Onis Squadron Ace, io mi farei un bel Barrel indietro in basso per muovermi meglio al turno successivo. Doppio blank colpito, ci crede Rimmer? Non molla niente. Rimanesse vivo, adesso di scaricare poi altre due thermal sarebbe veramente fondamentale. Minchia, festa grande. Ci crede. Attenzione. Ci crede, ragazzi. Sto bestemmiando, Batman. No, niente, non ce la fa. Sarebbe stato troppo bello, troppo di cuore. 46 punti per Abate, 0 per Malloni. Comunque se giochi Defender non trovi la tua stecca, poi non ci si guadagna. Non triggera, si dimentica disciplinato. No, ne abbiamo parlato per un'ora. E invece... Troppo forte sta miglioria. Malissimo, dice Duccio. Paolo, cosa mi combini nel tuo passato? Tiragli le orecchie mercoledì. Venerdì, sì. Ti puoi tirare venerdì. Anche tu. Non fate l'incontro infrasettimanale. E non c'è, Paolo è delle Marche. Ah, Paolo è delle Marche. Eh sì. Paolo è marchigiano. Gli portare degli arrosticini. facciamo un po' di condivisione di cibi durante questo torneo. Porta un po' del vostro cibo. Io sono disposto a portarvi la focaccia, perché il pesto costa troppo. Un po' di bagna cauda vi porto, la mettiamo sulla focaccia. Bagna cauda te la tieni tu, con quella litazzo pazzesco. Altro che odore di uomo, lì è un spifferi d'uomo, poi parte. Mi ricordo quando andavo a scuola che tipicamente si fa a novembre, no? Sì. Da dopo fino a ottobre, per tutto novembre, e con meno 5 di temperatura esterna, finestre spalancate 6 ore. Cioè, beh, sì. Proprio... condivisa, era proprio un fattore culturale, si trasudava aglio. Minchia. Che poi solitamente si fa il venerdì sera, perché il venerdì sera così arrivi il lunedì che non sei proprio però sei mezzo decente, no? Sei, perché stai 3-4 giorni proprio a trasudare agliazza, poi depurativa, è un rito depurativo. Beh, depurativo sto cazzo, però sì. No, fa bene, dicono, fa bene al fisico, un po' meno allo spirito, perché ti senti poi un emarginato, se sei l'unico che ti allontanano, ti isolano, no? Ti prendono in giro. E allora era bella questa cosa da dire, mi è venuto in mente. Sto ricordando sempre a un torneo, c'erano dei coreani,
al loro tavolo e hanno chiesto dell'aglio. E così i coreani mangiano aglio crudo, è come il nostro, lo mangia tipo il nostro pane, cioè così prima del pasto mentre aspetti. Fa venire l'appetito. Oltretutto eravamo a un torneo di combattimento, cioè di pugilato, quindi cioè, immaginati il tuo avversario che tra il paradenti in quelle piccole fessurine che ci sono trasuda aglio verso di te, è imbarazzante come cosa, cioè. A me verrebbe più voglia di picchiarlo più forte. Se non svieni. Se non svieni. Trucco, no? Okay. Che già hai poco fiato, puoi respirare poco. Salutiamo Duccio. Notte defender a tutti, buona web cronaca a tutti. Sì, forse 4 partite sono troppe, sai. Sono tanto, tra l'altro. C'è un po' di... C'è un po' di... Diciamo di preparazione per... Tanto tutta la parte della guerra di Davide ci hanno già dato... Ci hanno dato spoilerata, ce l'hanno, quindi... Facciamo così, dopo questa la finiamo, così non andiamo troppo oltre. E teniamo la guerra di Davide per dopo. Vado su Facebook e cancello. Sì, la prima partita che non è mai esistita. Adesso vado sul mio commento, cancello, nessuno... Cioè, voi siete... Mamma, abbiamo commentato 2 partite stasera. Tac, 1 e 2. Basta, fatto. Non è mai successo. E rimanga tra noi. Rimanga tra noi, ragazzi. Sì. Devo togliere anche le immagini, aspetta. Più complessa la cosa. Modifica. E niente. Tu commenta che io ho per... I zettini proprio vanno a pinzare la contessina. paridi forti del gruppo, questo sì, l'altro è Paolo Malloni. È bello poter, ok, cos'è, è scam contro impero, questa giusto, sì, perfetto, salva, modificato. Quindi hanno tutti gli spettatori, silenzio, non è successo nulla. È anche un po' colpa vostra che non ci avete fermato. Scarico di responsabilità. Mi sa che la contessina piglia in culo e porta a casa. Ha fatto solo evade l'altra azione? Ah, ok. Beh, si evita almeno un fuoco. Forse 2, sai, anche il rosso mi sa che è. Ok. Cerca di prendere lo Shadowcaster da dietro, l'Onyx. Ti dirò, la contessina poteva quasi sperare, visto che 2 hanno bumpato, di star lì e prenderli. Poteva fare un focus e... Micchia. Che male. Già, papà. Un danno sulla contessa? Spara forte... Onyx con 4 dadi, perché distanza 1 contro lo Shadowcaster. La K del ciufolo, 2 colpiti e 2 critici. Full painted.
solo un evade, quindi un hit e due crit. 1, 2, 3. 31 punti per Malloni. Fuellick, grazie per lo zoom. Questo è stato Mirko a zoomare. Grazie Mirko. Più altri due danni, lo porta a 3 punti vita. L'altro è Arm Array. Damage Sensor Array. Op, due colpiti a un occhio. Questo chi è? Penso... Diciamo, no, penso contessa sul verde. No, difeso 3 però. Ha tirato a cazzo. Ok, no. Due hit e due crit, gli piace un sacco questo binomio. Sul verde, il quale aveva... Il verde si muore. Esplode. Così. Si toglie un fuoco. Quindi portarsi in vantaggio 53 punti per Paolo e 46 per Abate. Così. Si mette bene comunque. Spara il blu su Contessa. Ricordiamo che senza evade c'è il reroll per Trea. Due dentro. Due. Uno dentro. Rimane tre scafi e due scudi. Ancora due punti, due danni e Contessa paga. Nessun altro. Si riparte. 9 minuti alla fine. L'ha rischiata, ma gli ha detto bene. Colpo gobbo, sì. Grazie alle bombe di Rimmer. Sì, alla fine sì. Quel danno di bomba che aveva tolto un danno al uno scudo allo Z verde, poi l'ha fatto finire. Ha fatto finire adesso. Adesso niente, deve insistere sullo shadow e probabilmente io con la contessina mi allontanerei a gambe levate da... Sì, fuggite, sciocchi proprio. 5 dritto boost e ciao a tutti. Lo Shadow ha fatto un po' il bumper, però secondo me doveva provare a stare più concentrato sul unito al gruppo, in modo da più che altro da usare Zen Wesley, soprattutto il titolo. Sì. Cos'è questa cosa? Zen Wesley. Ah, ok. Ma niente. Che ha tolto uno scudo all'Onyx. Se l'era dimenticato. Ai. Perché avrei dovuto triggerare prima, ma Paolo è un signore. Ma sì, ci sta lo spirito del torneo. Comunque devo essere sincero, nel torneo non ho ancora trovato un problema, nel senso, tutto tranquillissimo. Cioè, su tutti i torni che abbiamo fatto. Tutti i torni che abbiamo fatto non ho mai avuto problemi. Ma è veramente un caso, una mosca bianca trovare secondo me nella comunità di X-Wing un giocatore volutamente scorretto. Sì, questo sì. Lo dico con orgoglio perché, esatto, diversamente da altre community, in realtà... Sta segnando qualcosa, Abate.
Drea Vampa. Contessa Fracoio, immagino. Wow, che pelo la nube. Barron. Sì. Coia corta, 2. La fa bianca. La contessa non gliene frega niente. Vabbè, cattiva come l'aglio. Cosa? È cattivo. Paolo, sì, sì, Paolo. Paolo veramente è un aggressivo. Ha una cattiveria nell'anima. Paolo ha perso un paio di partite nei tornei vecchi. Perché rincorreva l'avversario quando aveva vinto. Ok. Voleva finire. Sì, sì, no, non ce la fa lasciare un pezzo che gira. Lui deve ucciderlo a prescindere. Frega un cazzo dei punti. Sì, sì, 2 dentro. 79 punti per Malloni e 46 per Abate. Paolo non vuole lasciare i vivi che raccontino la storia. Cioè, dire che qua è... ha sfruttato gli zillo. Madonna. Cattivo come l'aglio sia. Caputtana. Salta. Due critici. No, due crit, vediamo cosa esce. Ancora una vita. Se un doppio danno è morto. O anche quello, se prendi un critico prendi un altro. Sì, sì, sì. Muore. È morto. Tre, sei, no, 7. Rimasta 1. Risponde da Dio. Risponde bene, sì. 2 scudi ancora. Ancora uno scudo e lo smezza. Arriva, però ostruito con nube. Occhio, lo spende. Evade tranquillissimo. E beh, vaso. L'altro neanche arriva. Devo dire che io non avrei diviso gli zettini. Io avrei provato. Però lui probabilmente ha fiutato Abate la fuga, sì, della contessina. Ma non conosceva Paolo Malloni. L'uomo che le vuole rompere tutte, non gliene frega un cazzo del resto. L'uomo che non fugge mai. L'ultimo turno, direi, che potrebbe essere ribaltato da un momento all'altro, perché ci vuole poco per tutti e due. Per quello che costano, sì. Drea ha 3 vite, lo Shadowcaster ha 1 vita, che darebbe altri 30 punti. Dall'altra parte basta fare un danno a l'Onyx Ace, gli darebbe comunque 32 punti. 37 punti, perdon. E la contessa, che bastano 2 danni, gli dà 40 punti. Quindi è ancora tutta da giocare. In vampire, perché adesso, esatto, gli Z sicuramente faranno un forte allungo. E se bampasse l'Onyx Squadron, per lui si metterebbe molto male. 37 punti vorrebbe dire portare l'avversario a 83, e lui perderebbe di 4 punti. Paolo. Certo è che magari con rosso qualche danno lo va a rimediare, ma a questo punto bombe. Drea lascia un po' di bombe. Le bombe vengono, signori, vengono. Z che avanza.
Ma chiudo lo spazio. Pericolosi quegli Z, questi. Shadow va lungo apposta per farsi rincorrere, dire vieni che... Se con uno morbida forse non prende fuoco e spara lo Shadowcaster. Mamma mia! Che caratterino la contessa! Non gliene frega niente. No. Cos'era? Una 2 fatto? No, una 3. Per prendere le... A questo punto fai anche il focus e... Ma che cazzo gliene frega? Vedeva. Lui busta, ma a uno! Lo vedeva! Vuole essere sicuro di ucciderlo, appunto. Bomba non fa nulla. Drea su sulla contessa. Niente. Contessa su Drea. Drea abbassa 3 danni ed è morto. Time. Niente, ha scaricato tutto prima. Evade, niente. Vediamo il... L'Onix. Aia, l'Onix non fa una sega, fa doppio occhio. Vuol dire che si è giocato la partita con questa? Puttana la Eva. Lui e la voglia di spaccare i pezzi. Se fosse fuggito, aveva vinta. Paolo, quando ti vedo ti do una testata, te la meriti. Passiamo dalla tirata di orecchiate. No, vabbè. Magari... Tre critici, magari! Sì. Mi sa proprio che è andata a finire di merda. Ah no, no, no. È stato Paolo a scaricare su coso. Su chi? Han tirato al contrario. E prima cosa han tirato? Ha tirato al contrario. Allora l'ha imbarcato lo Shadow, ok. $109.46. Tu dici che l'hanno buttato giù questi due zettini? Boh! Due colpiti! Porca troia! Un danno. No, 83. No, niente, non è vaso, no. Scusa. Occhio. Niente, finisce così. E niente. Vince Paolo. Maria, porta a casa. 109-46. Mamma mia, ragazzi. Che X-Wing. Devo dire la verità, molto divertenti queste partite. C'è stato in entrambe le partite, perché ricordiamo ne abbiamo commentate solo due, dei fortissimi ribaltamenti di fronte. Divertenti, sono un po' divertito. Bello, bello, bello. Dato Paolo dice la testa me la merito uguale. Non importa mai. Non imparerò mai a fuggire. Sì, Paolo, se sei in ascolto ogni tanto molla la presa e porta a casa, porta in banca i punti che hai collezionato fino a lì. Sì, 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 è qua. Lo dico proprio per esperienza. Signori, vi salutiamo, vi diamo un buon riposo a tutti. Ci sentiamo giovedì sera se il buon Federico è operativo. Io glielo dico adesso. Farò il possibile, ma anche se c'è una sagra che incombe qui a Carmagnola, ma farò il possibile, vediamo. Okay. Ci organizziamo, sempre 9:30 comunque. Vi salutiamo, dai. Buon proseguimento a tutti, buona serata. Razzulla ti si ama. Questo è Bagnasco. Ciao a tutti. Ciao a tutti.